Ciao a tutti ragazzi, sto vedendo sul web ormai spopolare video sull'apertura di arnie e ispezioni per il controllo dello stato della famiglia per affrontare la nuova stagione. Quindi ho pensato che io non lo farò, come sempre. Quindi farò un video in cui andrò a toccare 5 punti fondamentali, diciamo, per aiutare chi è agli inizi e chi vuole cominciare a condurre un tipo di apicoltura naturale e più ecosostenibile, che è quello che cerco di portare avanti io da qualche anno. Allora, i punti si divideranno come prima cosa attrezzatura necessaria, sia per la protezione personale che il minimo indispensabile per le varie operazioni da effettuare sulle arnie. Secondo punto, parleremo della cattura degli sciami, quindi tutta l'attrezzatura necessaria, sia autocostruita che non, come per esempio il pigliasciami con l'asta, di cui farò un video a parte più avanti, per la costruzione, nel più breve tempo possibile. E poi, ovviamente, la Sword Trap e tutto quello che può servirci, e come attrezzare, diciamo, una cassetta di emergenza di rapidità per la cattura degli sciami. Poi vedremo anche le varie modalità, le varie cose che possono succedere, insomma, per avere un bagaglio che ci permetterà di agire con tranquillità. Terzo punto, andremo a parlare dell'inserimento degli eventuali sciami che abbiamo catturato o reperito in altre maniere di cui poi vi parlerò, partendo dalla preferita ovviamente che è la cattura, e poi vedremo altre modalità più semplici che potrebbero aiutarci e il perché scegliere un certo tipo di sciami per cominciare un'apicoltura naturale al massimo, che ci dia un minimo di garanzia. Poi nel quarto punto vi vorrei parlare della conduzione delle famiglie al primo anno, che è molto importante secondo me, quindi tutte quelle pratiche che vanno e non vanno fatte, diciamo che la gran parte sono cose che non vanno fatte, e per assicurarci un inverno tranquillo e giusto che ci porti alla stagione successiva. Quinto punto sarà brevissimo, vi parlerò semplicemente delle ispezioni, quando farle, come evitarle anche, secondo me, senza pretese. E adesso cominciamo con il primo punto. Eccoci al primo punto, l'attrezzatura personale per la protezione e il minimo indispensabile base per un'apicoltura naturale. Allora, sicuramente la prima cosa è la protezione personale. Questo è molto importante perché ci darà quella tranquillità che serve per non agitare anche le api. Perché se noi manteniamo uno stato di calma, movimenti lenti e tranquilli, addirittura delle volte non c'è neanche bisogno. Però questo si potrà fare magari più in là con una certa esperienza, capire quando è il momento che si può fare e quando no. Comunque, possibilmente è meglio evitare, perché tanto non dobbiamo fare supereroi, non serve a nulla. Rischiamo solo di farci pungere, che non è quello il primo fastidio, ma il fatto che poi l'agitazione e i feromoni provocheranno tutte le altre api e quindi andremo sempre a peggiorare. Quindi massima tranquillità con le protezioni, non è una vergogna, ma è la prassi, la cosa giusta da fare. Allora, ci sono vari tipi, farò brevissimamente le tute, quelle intere, tipo questa qui, sono molto utili perché non dobbiamo trovare, diciamo, un capo d'abbigliamento nella parte inferiore se non vogliamo utilizzare la giacca più il pantalone specifico. Allora, io l'unica cosa che voglio dirvi è che questo tipo qui, queste alveolari, diciamo, queste a rete, è la migliore nei periodi caldissimi, che fondamentalmente, diciamo, è il momento in cui la utilizzeremo di più. Quindi io questa qui la uso per la smilatura ad agosto. È spettacolare perché nonostante sembri così trasparente, sono a doppio strato, quindi non vieni punto assolutamente. In più puoi stare sotto i pantaloncini e quindi non soffri il caldo. Quindi per me questa è perfetta, che io soffro molto il caldo. L'unica cosa che diventa un po' ingombrante e non va bene per la cattura degli sciami. Quindi una giacca come questa, che è molto resistente, di cotone, questa è quella classica, è anche molto economica,
è molto pratico questo qui, perché gli sciami si sa più o meno quando arrivano, sempre intorno tra le 11 e mezza e l'una, quello è il momento in cui ci sono, però non c'è bisogno di infilarsi tutta la tuta, ci si infila la giacca al volo e si corre. Questa va benissimo, anche perché nelle condizioni di sciamatura le api non pungono tantissimo, c'è sempre qualcuno che punge, quindi andare a prendere uno sciame senza niente non è proprio consigliatissimo. Nel senso, può andare bene, ma ce ne sarà magari una o due che vi vengono a pungere spesso sul viso, quindi magari anche esistono anche solo la parte superiore, il cappello fino al collo, già quello andrebbe bene per la cattura degli sciami. Quindi per essere un po' più agili, perché spesso capita nelle frasche, nelle more, nelle siepi molto alte, quindi se ci possiamo muovere con più facilità è meglio. Quindi io direi che piano piano si può cominciare solo con questa, però magari poi se riusciamo a integrare con una intera molto leggera, è bene averla. E poi ci sono come attrezzatura base le leve. Allora, facendo un'agricoltura naturale useremo quindi la varré o la top bar, diciamo che queste sono le principali armi naturali, e non serve spendere soldi eccessivi, soprattutto se lo vogliamo fare come agricoltura per noi stessi, per consumo personale. E queste sono le leve che ho fatto io da solo, con un minimo di bricolage. Chi già si diletta a fare dei lavoretti si possono fare benissimo. Diciamo che nella sezione fai da te con Leonardo Top Bar c'è la costruzione di questa leva qui, che è quella per la varré, che è facilissima da fare. Io qui l'ho saldata, ma si può fare anche solamente piegata, quindi ci vogliono veramente 10 minuti. Se andate quindi nella playlist Fai da te con Leonardo Top Bar, potete vedere proprio i passaggi per questa qui. Di questa non l'ho fatta perché è già un lavoro un po' più complicato e bisogna avere anche una lamiera abbastanza spessa. Poi se qualcuno vuole me lo fa sapere, magari vi do delle indicazioni. Poi per la varré fa comodo anche una di queste qui, che viene utilizzata principalmente in apicoltura razionale per tirare sui telaini, ma a noi ci fa estremamente comodo per prendere nella varré i favi, quindi la barretta della varré, perché ci aiuta tantissimo a tirarla su una volta sbloccata con questo qui. Magari ne parleremo più avanti. Altra cosa che serve e fa comodo sempre per la varré è una spatola in acciaio. Se la trovate abbastanza spessa, che non va bene per stuccare, ma va bene per l'arnia varré, perché ci aiuterà a staccare i vari moduli, anche se vanno bene anche queste qui della top bar, ok? Queste sono specifiche per la top bar perché con questa parte qui si fa leva tra le due barre e aiuta a spostarle una dall'altra molto piano senza fare incidenti. Ok, questo è, diciamo, il minimo di attrezzatura. I guanti, questi sono comodissimi, sempre fatti come questa tuta qui. L'altro tipo di guanti adesso io non me lo ritrovo, però è quello in cuoio, diventa veramente molto rigido e è difficilissimo sentire le cose. Quindi io quando vado a smielare, che è molto invasivo e faccio insomma molto, specialmente nelle top bar, insomma c'è un po' di trambusto, metto questi qui che sono molto comodi, altrimenti niente. Devo dire che con le top bar è anche difficile essere punti se si fa molto lentamente, però ecco, guanti devono essere comodi e morbidi, quindi io preferirei a quelli di cuoio classici, cuoio a cotone, questi qui che sono leggerissimi e morbidissimi. E per quanto riguarda l'attrezzatura di protezione e l'attrezzatura base, con l'apicoltura naturale abbiamo finito qui perché non abbiamo bisogno di smielatori a centrifuga e altri macchinari costosi, ma basta avere, se abbiamo poche arnie, si fa a mano con dei passini, o se ne abbiamo qualcuna in più, come ho fatto io, potete trovare e restaurare un torchio per uva, non serve grandissimo. E vi devo dire che il miele è un altro pianeta. Con l'attrezzatura personale e la base abbiamo terminato. Eccoci alla sezione 2, l'attrezzatura per la cattura degli sciami. Certo, visto così, fa spavento, dice quante cose devo avere.
Però diciamo che questo è quello che ci salva, essendo lontani da casa, essendo in posti dove non c'è niente, abbiamo più o meno le cose fondamentali per sopperire alle varie situazioni. Allora, ovviamente c'è la tuta, quella corta, ho detto, pratica, un po' da, diciamo, da battaglia, ok? Questa è molto utile, ma potete anche, se non vi capita di trovarla o non volete spendere dei soldi, questa non è che costi tantissimo, ma comunque è una, diciamo, cassettina con le ruote che è molto utile, quando ci si deve spostare velocemente, magari avendo molte cose dentro, può essere più comodo. Invece di portarla con due mani, si può portare con una mano, solo per quello, al di là del peso che non è eccessivo, in modo che nell'altra mano si possa portare qualcos'altro. E allora, le cose che dobbiamo avere sono, per prima cosa, vi parlo di queste. Queste sono le classiche zeppe. Voi direte che ci devo fare. Allora, quando si fa il recupero dello sciame con la varré, si mettono le api direttamente nel modulo. O girato al contrario, si fa cadere lo sciame dentro e poi si riversa sopra all'altra cassetta, anche se io non lo faccio quasi mai, se non in casi di emergenza, di scomodità, se lo sciame è troppo alto e non è facile, perché altrimenti quello che preferisco fare è tenere l'arnia già pronta, magari con due moduli invece che tre per portare in giro meno cose, già nella posizione giusta, diciamo verticale. E non faccio nient'altro che riversare le api sulla parte superiore, così evito ulteriori traumi, come potete vedere qui nel video a fianco. Quindi, nel caso in cui si sia fatto l'altro sistema, cioè rovesciare sopra, tra uno e l'altro modulo, se noi lo andiamo a abbassare tutto insieme, schiacceremo centinaia di api. Quindi si mettono subito le zeppe che mantengono i due moduli un po' rialzati, poi piano piano toglieremo le zeppe e lo abbasseremo. E questo è una cosa utilissima, onde evitare incidenti e il caos nello sciame. Poi quello che dobbiamo avere è una busta, una sacca, quello che volete voi, come questa, dove metteremo le corde. Una corda deve essere di quelle, diciamo, un po' più spesse, ma queste sono resistentissime, va bene anche questa qui fina, ok? Però una corda bella lunga, perché quando gli sciami si attaccano a dei rami molto alti, può capitare che anche con la scala non ci arriviamo, quindi anche un'altra cosa da portare è la scala pieghevole, quelle che si piegano al libretto e in più si allungano, ok? Che arrivano a belle altezze anche stando aperte e se poi si apre totalmente, arrivano a 4-5 metri, ok? Di buona qualità perché è meglio spendere sulla scala perché se ci facciamo male nessuno sciame vale abbastanza rispetto alla nostra salute, ok? Quindi sempre massima tranquillità, tanto le api stanno lì per un bel po' di tempo, quindi farsi prendere anche dall'emozione, lo so, succede, l'ho fatto anch'io, si corre a destra e a sinistra, non c'è bisogno, mantenere la calma che il tempo c'è. Ok? Quindi una corda lunga perché se dovessero arrivare molto in alto si può lanciare la corda e tirare giù il ramo e legare con la corda alla scala per tenerlo basso mentre noi facciamo le operazioni e vi dico che è utilissimo. Poi l'altra cosa da tenere sono dei cordini tipo questo, io ho unito le fasce quelle che si usano per le automobili, l'ho unita con questa corda perché quelle dopo si deteriorano, ma comunque vanno bene anche quelle per i portapacchi delle auto, ok? A crick o anche una corda normale, perché una volta che arriva la sera che bisogna portare via l'arnia, la andremo a legare forte, quindi se c'è il crick è meglio, passando sotto alla base, specialmente le arnie varré, questo per le top bar non serve, va legata comunque, ma giusto per sicurezza, però nelle varré è proprio fondamentale, perché sennò ci si apre tutta l'arnia, ok? Quindi si lega e si porta via. Per la top bar uguale si legherà sopra il tetto per non far muovere le barre, ma la top bar va portata sicuramente in due, essendo più lunga, ok? È la cosa migliore. Ovviamente dovrete avere nella cassetta una scatola con i vari tappi di sughero per chiudere gli
gli ingressi. Questo, il nylon da pacchi, i rotoli quelli piccoli, sono sempre comodi per legare l'arnia o in casi particolari se volete invece di usare la corda fate un giro di questo rapidamente. Comunque può essere utile, molto utile. Sempre la spatola per alzare per qualsiasi eventualità un modulo dall'altro, se dovesse servire. Fondamentale anche questa qui, una cesoia crick, perché vi aiuterà a tagliare i rami senza dare scossoni particolari nel caso dovessero mettersi le api su dei rami un po' più spessi che non riuscireste a tagliare con questa che dovete portarvi dietro. Delle pinze e del fil di ferro fa sempre comodo per sicurezza, anche lo scotch può essere utile. Una rete tipo questa che ve la farete da soli, più piccola di 3 mm, ovviamente abbastanza rigida, poi troverete voi la cosa giusta per chiudere l'ingresso nel caso delle varre, per poter lasciare l'ossigeno, perché non è che le potete chiudere dentro. Nel caso della top bar, se fate quella senza fondo, cioè quella, scusate, quella con il fondo chiuso, che vi consiglio sinceramente, dovreste fare una cosa del genere, però magari messa nell'altro verso per chiudere i fori della top bar. Ok? Sempre lo stesso discorso dell'ossigeno, perché non è che potete chiudere dentro e portarle via. E per fissare l'eventuale rete che abbiamo visto, vi può far comodo questa, facendo anche pubblicità gratuita. E questa è una spillatrice a batteria, molto utile perché voi poggerete questa, due spillette, 3-4 è meglio, e avrete fissato la retina che poi si staccherà facilmente con il cacciavite, ok? Altri modi non ce ne sono, perché mettersi a battere con il martello e i chiodi curvi a forchetta per infilare questa, vi assicuro che non è consigliabile. Ok. Siccome che questa cosa andrà fatta a fine serata, quindi andremo incontro al buio, dovremo aspettare che la gran parte delle api sia rientrata all'interno, ma ce ne saranno sempre un po' all'esterno sull'ingresso, quindi per evitare di lasciarle indietro o praticamente di farle morire, vi porterete il fantomatico affumicatore. Quello che io non gradisco tantissimo e infatti lo uso raramente, però in questo caso per portare via le api è fondamentale perché col fumo ci aiuterà a far rientrare dentro quelle poche api che sono all'esterno dell'ingresso, in maniera tale che appena entrate voi chiuderete e le portate via. Esclusivamente per questo io lo consiglio. Se non altro, quando farete le eventuali smielature, ci sono degli sciami che sono molto più aggressivi di altri e a volte si rende necessario per evitare che si suicidino numeri altissimi di api sulla vostra tuta, quindi magari con il fumo diventa il male minore. Altra cosa da portare, da non trascurare, è una bella bottiglia d'acqua, perché vi assicuro che vi servirà. Non la dimenticate che è importante. Per finire, per la varre nello specifico, perché nella top bar non ci serve, una retina tagliata già a misura del modulo. Questa è utilissima perché una volta, credo si veda anche nel video, perché una volta calata tutto lo sciame sulle barre, se dovessimo andare a mettere il cuscino direttamente sopra o il tetto, a seconda di come è fatta la varre, schiacceremmo un'infinità di api. Invece, con questa retina qui, questa è una zanzariera di vetro, di fibra di vetro, quindi non è neanche tossica, e vi dico che è utilissima perché noi la andremo a appoggiare proprio sopra, così allo sciame. Facciamo finta che questo è lo sciame. Noi la appoggeremo su e con il minimo di questo peso qui le api cominceranno a scendere. Poi noi potremo muovere un pochino avanti e indietro. Loro andranno tutte giù piano piano, piano piano, fino a quando noi avremo la rete poggiata sopra, che non avrà ferito o ucciso nessuna ape, e potremo tranquillamente mettere sopra o un altro modulo o il tetto o il cuscino, qualunque cosa, senza uccidere neanche un'ape. Quindi questa è utilissima. Potrete usare quella che volete, però vi sconsiglio quella in acciaio, a parte che costa di più e non serve, perché comunque poi tende a fare la ruggine.
Questa retina qui poi verrà, ve lo dico subito, totalmente propolizzata dalle api. Quindi se volete evitare questo, se non volete far sprecare propoli alle api o al contrario, se volete prendere un po' di propoli, anche se io sconsiglio sempre di togliere propoli e polline alle api per la loro salute. Comunque potete mettere anche un pezzo di plastica proprio a contatto oppure usare del nylon, però vi assicuro che questa qui è comodissima. Ok, mi sembra di aver detto tutto. Ah, no. Come vedete qui ho questa mega sbarra di alluminio. Questa vi servirà se abitate in luoghi dove ci sono alberi d'alto fusto, perché le api può capitare che vadano a posarsi a altezze ragguardevoli. E lì in quel caso sareste fuori gioco se non avete che questo. Quindi io mi sto costruendo un pigliasciami, così lo chiamano, pigliasciami con asta, ok? Allora, siccome che l'ho trovato in vendita a 90 euro, ma non è altro che un sacco attaccato a un bastone che sarà alto forse 2 metri, ma non credo, forse 1,5 metri. 90 euro per un sacco con un filo mi sembra un po' eccessivo, ok? Quindi ho detto me lo faccio da solo e me lo faccio anche meglio. Quindi ho trovato questa asta qui che troverete sicuramente facilmente sul web. Sceglierete voi l'altezza perché vanno dai 4 metri, 6 metri, 8 metri. Io ho preso 8 metri perché quest'anno sto per prendermi cura di un apiario, sto creando un apiario da un amico in un parco bellissimo, poi ve lo farò vedere, dove c'è un lago e tutti gli eucalyptus che sono notoriamente altissimi. Quindi probabilmente gli sciami si attaccheranno chissà dove. Quindi ho preso questa da 8 metri, vi assicuro molto leggera, vedete? Già questa è tutta chiusa, va bene, ma sono già 2 metri abbondanti. Questa arriva a 8 metri, ok? Poi spuntate la campanella chi non l'ha fatto, ovviamente iscrivetevi chi non è iscritto e mettete mi piace. Ma spuntate la campanella perché a breve farò il video e costruirò il pigliasciami con asta. Ok? Ci sto lavorando e lo farò. E quindi poi così ve lo potete costruire. Cercherò di sbrigarmi perché ormai il periodo si avvicina. Quindi mi sembra di aver detto tutto. Vi rimando al prossimo video, intanto lo chiudo qui per le altre fasi. La prima del prossimo video sarà come inserire gli sciami e quali sciami scegliere per gli ultimi due punti al prossimo video. Quindi di nuovo spuntate la campanella e iscrivetevi. Per adesso è tutto. Ciao da Leonardo Top Bar e grazie.